Bene, come sarà il prossimo autunno? Beh, possiamo dare una risposta sulla base di come l'autunno è stato negli ultimi 20 anni, no? Quindi la tendenza climatica. Questa immagine mostra le anomalie della circolazione atmosferica negli ultimi 20 anni. Vedete che il marrone è un'area di alta pressione, cioè sul nord Europa e sull'Europa orientale tende a formarsi un'area di alta pressione. Mentre in violace sono le perturbazioni atlantiche, i cicloni atlantici che cercano di portare piogge verso l'Europa. In realtà questa alta pressione è un muro che le perturbazioni incontrano e quindi sono costrette a raggiungere, appena raggiungono il Mediterraneo occidentale, sono costrette a girare, vedete, verso la Francia, ma non riescono a penetrare di più, poche arrivano fino all'Italia. Le conseguenze quali sono? Beh, innanzitutto sì, la temperatura in autunno è aumentata, ma siccome l'autunno è la stagione più piovosa, ovviamente le piogge attenuano il calore, in autunno la temperatura è aumentata appena di 1 grado a seguito del global warming, del surriscaldamento del pianeta. Però sono aumentate ovviamente il numero di casi, il numero di annate in cui l'autunno è stato al di sopra della media negli ultimi 30 anni, tre annate autunnali al di sopra della media e uno solo al di sotto della media, come dire che tendenzialmente appunto l'autunno tende ad essere più caldo rispetto a una volta. E per le piogge, bene, come vi ho detto, le perturbazioni atlantiche a stento riescono a raggiungere l'Italia, quindi l'autunno resta ancora la stagione più piovosa dell'anno per l'Italia, però ci sono meno piogge che nel passato, quindi un autunno tiepido e meno piovoso rispetto a 20 e 30 anni fa. Vi è piaciuto questo video? Bene, allora iscrivetevi qui, ma se volete vedere altri miei video su argomenti interessanti analoghi, allora vedete qui e qui, vedete qui e qui, vedete qui e qui, vedete qui e qui.